Cavallo Magazine è in fiera, oltre a essere il giornale dell'agonismo e dei cavalli, è anche la casa dove ci piace ospitare gli atleti almeno una volta all'anno quando ci troviamo qui. Abbiamo l'occasione questa volta di avere con noi la famiglia Pisani, a cui abbiamo dedicato anche qualche pagina in un numero speciale che abbiamo fatto Junior. Perché? Perché c'è papà, mamma equestri e ovviamente Next Generation altrettanto equestre. Io lascerei subito la parola a Riccardo, a cui chiedo di raccontarci la famiglia Pisani come famiglia equestre. Buongiorno a tutti, la famiglia Pisani, famiglia molto appassionata di cavalli da sempre. Noi dedichiamo gran parte della nostra giornata, del nostro tempo, i cavalli vengono sempre prima di tutto. E niente, siamo organizzati con la nostra scuderia privata dove abbiamo i nostri cavalli, sia miei, di Silvia, dei ragazzi, e costruiamo la nostra attività sportiva, portiamo avanti anche dei cavalli giovani e puntiamo sempre a cercare di avere il massimo dalla nostra attività. Silvia, è chiaro che una donna ha molte più complicazioni perché c'è una casa, perché c'è la gestione dei figli, perché il mondo equestre è una cosa che porta via tanto tempo. Comunque, com'è gestire un ménage familiare con tutti i cavalieri e i cavalli e la scuderia? Buongiorno a tutti, ma devo dire la verità che la mia figura negli anni è cambiata molto. Prima c'era solo la mia attività equestre a livello internazionale, poi è arrivato Riccardo, poi sono arrivati prima i bambini, che sinceramente forse sono sempre stati meno seguiti che i miei cavalli in realtà. E adesso che sono ragazzi io faccio un pochino meno a cavallo e sto un pochino di più con loro, perché con l'inizio dell'attività giovanile di Andrea quest'anno gli impegni sono stati tanti e qualcuno si è dovuto un pochino sacrificare come tempistiche. Ecco Andrea, la tua attività invece agonistica ce la vuoi raccontare? Le gare? Sì, è stato un buon anno finora. Ho partecipato a degli XIO internazionali con la squadra e, sia a Roma che qua. A Verona ho partecipato con il Piemonte. E monto una volta, 2-3 volte al mese a nazionali vicino a casa. Ho capito. Iris? Parlaci dei tuoi cavalli. Io ho finito i pony da un paio di mesi e sono passata alla cavalla che aveva prima Andrea, con cui faceva le gare medium tour, e con lei sto facendo tante gare, tra cui il Master Etrea quasi un mese fa, che abbiamo vinto io e la mia cavalla, e adesso ho iniziato a fare le 115 che mi portano per prendere il primo grado. Adesso lo chiedo a tutte e due, vale per Iris e vale per Andrea, ma chi è più severo in campo, la mamma o il papà? Il papà. Il papà. Andrea? Non saprei, forse non so. La mamma. Forse la mamma? Riccardo, che soddisfazione è avere due figli che comunque seguono la tua passione e anche la passione di Silvia, perché... Sicuramente un'emozione, una soddisfazione enorme. Comunque il sogno era sempre stato, non abbiamo mai imposto niente, però è sempre stato che loro ci seguissero nella nostra attività. E così sembra che sono molto appassionati, ogni giorno vogliono montare, vogliono divertirci, sono ambiziosi, competitivi in gara, hanno tante cose che mi fanno pensare che potranno fare questo per sport e lavoro e comunque seguire tutti anche la nostra passione. Ecco, vogliamo dire due parole sugli stage? Che mi sì, sembrano... è una novità degli ultimi 2-3 mesi. Tanti
fortunatamente istruttori, persone mi hanno chiesto di seguirli, ma noi avendo tantissimi cavalli a casa non riuscivo proprio fisicamente a spostarmi, e allora ho pensato di dare la possibilità 2 giorni di stage a casa mia con dei numeri privati, uno stage privato con 7 massimo 8 persone. Lo organizzo in 2 gruppi e ragazzi di qualsiasi livello, non dal brevetto al secondo grado, poi cerco di gestire io i gruppi, vengono da me, il primo giorno viene impostato sul lavoro in piano esercizi, il secondo giorno è sul percorso, e devo dire che ho avuto un ottimo responso. Tutti, per finora gli stage che ho fatto sono sempre stati sold out velocemente, ho pensato di farne uno al mese per dare un po' l'opportunità di dare qualche consiglio in più. Non voglio entrare nella gestione della scuderia, nel cliente, rapporto cliente-istruttore e quant'altro, ma semplicemente cercare di trasmettere un po' la mia esperienza per aiutare chi ha bisogno. Silvia, progetti per la stagione, la chiusura e quella a venire? Ma adesso abbiamo un internazionale settimana prossima e poi un nazionale dove partecipiamo un po' tutti. Riccardo poi andrà per 2 settimane di concorso in Spagna e poi praticamente Natale. Credo che il mese di gennaio faremo un pochino di break, anche perché i cavalli meritano un po' di riposo. Il gruppo dei giovani è già al Prato da 15 giorni. E poi l'anno prossimo si vedrà, speriamo che Chuck Lott rientri in forma e tutti questi appuntamenti di Andrea, che insomma nel settore giovanile ha tanti appuntamenti, per cui ci divideremo un po' su più campi, Riccardo con le sue gare, io e i ragazzi con i loro appuntamenti. Bene, io vi ringrazio moltissimo per essere intervenuti a questa breve chiacchierata qui con noi a Cavallo Magazine. Ovviamente gli auguri non si fanno se non quelli di Natale, e niente, vi ringrazio e grazie spero mille, è stato di un poter piacere. Scrivere tanto ancora e presto. Grazie.